Grazie ad un primo tempo di tutto il Messina supera con sofferenza il Savoia per 3-2 e si avvicina a grandi falcate alla Lega Pro. Domenica prossima la squadra di Catalano basterà superare la squadra silana per approdare nella categoria superiore. Sono attualmente 5 le distanze che separano le due squadre. Partita non facile quella del Giraud, che il Messina riesce a mettere subito sul binario giusto grazie al colpo di testa di Chiaria, che trasforma in gol un assist di Bucolo. Poi Corona sfiora il raddoppio un minuto più tardi. Il Savoia al 12° sfiora il pareggio con Malafronte, che conclude al lato. Al 13° minuto ancora Roberto Chiaria a rendersi pericoloso, il Messina guadagna soltanto un calcio d'angolo. Poi al 17° minuto è Pedro Ferreira che non calcia per tempo, consentendo il recupero difesa savoiarda. Al 19° minuto la chance per il raddoppio tocca a Cucinotto, il suo colpo di testa però termina fuori. Passa un minuto e Giorgio Corona scatta sul filo del fuorigioco, entra in area, lascia partire un fendente di destro che si insacca alle spalle di Vitiello. Il gol del 2-0, poi il Messina va vicino alla rete del 3-0 con Ferreira, il suo traversone semina il panico nella retroguardia del Savoia che si salva in angolo. Al 25° minuto ancora una disattenzione della difesa campana consente a Chiaria liberissimo di colpire di testa per la rete del 3-0. La gara del Messina, la gara d'attacco del Messina finisce qui perché il Savoia al 27° ritorna in partita grazie a un colpo di testa di Malafronte. Il tempo si chiude poi al 42° con la conclusione di Corona. Nella ripresa il Savoia ci mette il cuore per tentare di rientrare in partita. Savarese serve Guarro che non riesce a centrare lo specchio della porta. Poi Guerriera serve Ferreira che calcia fuori, girandola di sostituzioni con le due squadre che ne effettuano 6 nel giro di pochi minuti. Al 21° minuto il Savoia colpisce il clamoroso palo con Guarro. Dal possibile gol del 3-2 la squadra campana si ritrova in 10 perché Pallonetto viene espulso per doppia ammonizione dal direttore di gara. Nonostante tutto la squadra di casa continua ad attaccare a testa bassa fin quando al 34° minuto Vicentin non trova il gol del 3-2. L'ultimo sussulto del Savoia, il Messina in superiorità numerica gestisce il risultato e alla fine può esultare per un'importante vittoria che avvicina la squadra sensibilmente alla Lega Pro. Domenica prossima ci si attende un San Filippo gremito per salutare la squadra che dovrebbe vincere il campionato di Serie D.